Rievangelizzare ovunque, soprattutto l'Europa. Nuova evangelizzazione. Rileggiamo Fatima. Rileggiamo il messaggio che è di purificazione per tutta l'umanità. Due le vie. La prima è tramite il candore di Maria e immergersi nel suo cuore immacolato, la consacrazione. Oppure, seconda via, se non accoglieremo lei, è il rosso martirio del sangue. Loreto, la santa casa di Nazareth, la casetta di Maria, la casa di Gesù, Maria e Giuseppe. Dalla Santa Casa ci viene incontro la Santa Famiglia per la ripresa della vita cristiana. Sì, nei singoli, nella mia famiglia, nella mia casa, nella nostra Italia e in ogni nazione d'Europa. Europa come primo e forte esempio per gli altri continenti e quindi per il mondo intero. Come rievangelizzare l'Europa con Maria? San Luigi Maria di Monforte, nel suo trattato, annuncia un tempo di grande rinnovamento cristiano, in cui si respirerà Maria. Noi vogliamo entrare in questo palpito e respiro mariano, che è proprio della Chiesa. Centro e cuore della nuova evangelizzazione con Maria in Europa e nel mondo è Loreto. Dalla sua casa aperta a tutti i popoli, Maria di Nazareth, la Madre di Dio e nostra, muove i suoi passi anche oggi verso tutti i suoi figli, portando Gesù. Verso l'Europa, ma come? Il cammino è intenso. In ognuna delle 27 nazioni europee, dal Portogallo alla Russia, Maria di Nazareth si ferma per rievangelizzare ogni popolo e chiede la consacrazione al suo cuore immacolato. Da Loreto, dalla sua santa casa, cuore della nuova evangelizzazione, Maria di Nazareth va incontro a tutti i suoi figli. Tutti i santuari mariani del mondo, grandi o piccoli, sono chiamati a fare respirare Maria, per Mariam ad Iesum, tramite Maria giungere a Gesù. Tutti i santi sono stati vicini al cuore di Maria. Oggi alcuni santi vissuti più vicino a noi ce lo ricordano. Il beato Giovanni Paolo II, la beata Madre Teresa di Calcutta, San Pio da Pietrelcina. Insieme al Santuario Internazionale della Santa Casa di Loreto, soprattutto il Santuario di San Pio da Pietrelcina e ampio polmone di respiro mariano e forte voce di nuova evangelizzazione per ogni nazione e continente. L'Europa oggi, primo continente da rievangelizzare. Camminiamo dunque tutti insieme, insieme all'umile ma potente Maria di Nazareth, Madre di Dio e nostra, che porta a tutti Gesù,
il Salvatore dell'uomo. Per conoscere e diffondere il progetto Missione Maria di Nazareth in Europa, apri il sito www.santafamiliatv.it. Poi clicca in alto a destra su Iniziative ed Eventi. Troverai il programma in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese. Per seguire e visualizzare le catechesi mariane, apri il sito www.santafamiliatv.it e clicca in alto a sinistra sulla stella Mappa dei siti, poi sul simbolo Missione Maria Europa. Sono 86 catechesi in varie lingue. Per conoscere e costituire cellule o gruppi di Missione Mariana Mondiale, al fine di pregare per la nuova evangelizzazione dell'Europa, apri il sito www.santafamiliatv.it, poi clicca in alto a sinistra sulla stella Mappa dei siti, infine sul simbolo Missione Mariana Mondiale. Regina del cielo e del mare, sulla terra, o Maria, sei splendore. Ora i figli d'Europa al Signore chiedon grazia affidandosi a te. Volge a Roma, che sede di Pietro, il tuo vigile sguardo materno, e alle genti del mondo moderno fa risplendere di nuovo la fede. Maria, Regina d'Europa, Maria, Regina, Regina del mondo intero. O Maria d'Europa, Regina, vieni a noi portando il Signore. Vergine Madre, riaccendi l'amore e a ogni cuore presenta Gesù. O dolcissima Madre divina, stringi al cuore tuo puro i fedeli, e discenda dall'alto dei cieli ogni grazia ai tuoi figli quaggiù. Maria, Regina, Regina d'Europa, Maria,
regina del cielo e del mare, sulla terra, o Maria, sei splendore. Ora i figli d'Europa al Signore chiedon grazia affidandosi a te. Volge a Roma, che sede di Pietro, il tuo vigile sguardo materno, e alle genti del mondo moderno